Buongiorno a tutti, oggi parleremo della Wing Sung 613, ovvero uno dei tanti omaggi alla Parker 51 nella sua taglia più grande, conosciuta come Jumbo oppure Big. Wing Sung 613. In questo modello la classica vescichetta è stata sostituita da un converter removibile e può anche essere utilizzata con le sue cartucce proprietarie. È dotata di un pennino extra fine, non particolarmente generoso, ma che però scrive veramente molto bene. La penna è stata caricata con il classico Pelican 4001 Royal Blue. Vediamo adesso qualche misura. La lunghezza della penna chiusa è di 138 mm. La lunghezza solo fusto di 126 mm. La lunghezza con cappuccio calzato è di 145 mm. Il diametro del fusto è di 11,4 mm. Il peso del solo fusto è di 10,5 grammi, mentre il peso totale è di 17 grammi. Bene, vediamo adesso la prova di scrittura. Dovrebbe essere un pennino flessibile, anche se però sembra che un minimo di flessibilità sembra averla. Vediamo la scrittura rovesciata. Vediamo insomma. Bene, a questo punto proseguiamo la nostra prova di scrittura con alcuni versetti tratti dal sesto capitolo della Genesi. In pratica sono i primi tre versetti, quindi Genesi. Capitolo 6, versetti dall'1 al 3. Allora, quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra, e nacquero
le loro figlie. I figli di Dio. Videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero quante ne vollero. Allora, il Signore disse: il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni. Sì, scrive abbastanza bene, scrittura abbastanza fine, d'altra parte il pennino è un extra fine. E un'altra particolarità di questa penna è il converter. Il converter, che ha una piccola particolarità, che è quella di poter essere smontato in maniera molto semplice e veloce. Vedete, guardate, basta semplicemente svitare la parte in metallo ed ecco che il pistone può essere tranquillamente separato dalla parte trasparente. E questa cosa è dovuta al fatto che sia all'interno della parte cromata che al termine della parte trasparente è presente un filetto, per cui queste due parti semplicemente si avvitano. Vedete? E questa, a mio avviso, è veramente una grossa comodità, che permette appunto di poter smontare e rimontare il pistone in maniera molto semplice e veloce. Bene, se il video ti è piaciuto, ti invito a mettere un like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per le notifiche. Con questo è tutto, un caro saluto a tutti dal Pellicano.